Siamo con il presidente Marzio Bernardini, che ringraziamo di essere qui. Presidente, allora facciamo un primo bilancio. Dopo due giornate si respira veramente un'altra aria rispetto all'anno scorso. Sì, siamo partiti molto bene, ma anche l'anno scorso avevamo fatto sinceramente abbastanza bene. Siamo stati particolarmente sfortunati nella fase finale e per un pelo siamo retrocessi. Diciamo, forse è stato il miglior campionato di Serie A1 che abbiamo fatto. Però non siamo stati abbastanza fortunati. Quest'anno per adesso siamo partiti alla grande, siamo contenti perché abbiamo ringiovanito la squadra e quindi abbiamo una squadra, credo, fra le più giovani della Serie A2, l'età media 22 anni, quindi era quello che ci eravamo prefissati e lo stiamo raggiungendo. Insomma. Anche se è ancora presto per dirlo, ma quali sono gli obiettivi della squadra? Allora, gli obiettivi dobbiamo vivere alla giornata, anzi alla domenica, quindi vediamo, il girone è complicato e le squadre sono comunque molto forti e poi tutte le squadre sono condizionate dalla presenza degli stranieri, insomma dei giocatori più forti, quindi è difficile fare previsioni, l'obiettivo è comunque restare perlomeno in A2, insomma. Ecco. La vostra passione è ammirevole. Ci spieghi qual è il segreto per cui un comune così piccolo come Sinalunga riesce a stare al Gotha del tennis italiano? Ma guarda, la ricetta è semplice, la spiegazione è semplicissima, si tratta solamente di passione. Abbiamo un gruppo di persone appassionate che si dedicano con sacrificio agli eventi e quindi si è creato una famiglia. C'è serenità, tutti svolgono il loro compito e il segreto è solo questo: passione, entusiasmo e spirito di sacrificio. Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.